dopo aver visto l'uscita che ha premiato Monique Dupontil, Audrey Chablot, Bianca Dos Santos, Veronica Cucu, Maggie Dodaro, vediamo ora con le immagini di AostaOggi.tv il momento della proclamazione. Un bel applauso che sono arrivate fino qua queste splendide ragazze, purtroppo dobbiamo sceglierne solamente tre. Vado a chiamare per le premiazioni l'ideatore del concorso di Miss Ciclismo, Matteo Romano, che lo invito qua con me sul palco. Prego Matteo, un bel applauso per Matteo Romano. Eccolo qua, Matteo Romano. Per la terza classificata chiamo Michele Napoli a premiare. Salta su. Girati di qua, siamo in diretta, ok, perfetto. La terza verrà premiata con la maglietta Miss Ciclismo, eccola qui. La tieni tu, la darai alla ragazza. La numero 14, Monique Dupontil, questa è la nostra Miss terza classificata. Avvicinatevi per una foto, abbracciate la Miss. Eccoli qua, numero 3, prego di metterti qui, ecco qua, terza classificata, eccola. Vi ringrazio Michele, può scendere? Grazie mille. Vado a chiamare adesso la seconda classificata e la premia Nadia Arnaud, prego. Eccola qua, un bel applauso. Ecco qua, con Matteo Romano lei premierà la seconda classificata. E la seconda classificata di questa selezione è la numero 5, Veronica Cucu, eccola qua. Riceve la maglia di Miss Ciclismo. E lei è una Miss che andrà a fare il giro della Valle d'Aosta domani. In calendario dal 23 al 28, se non erro. Ecco qua la foto, la seconda classificata. Eccola qua, ti metti qua. Attenzione a non cadere. Ringrazio Nadia. E siamo arrivati al momento della vincitrice di questa selezione territoriale e chiamo l'assessore regionale alla cultura, Laurent Veren, prego. Dirci parole. Eccolo qua. Vado a chiamarla. La vincitrice di questa selezione territoriale è la numero... Ci siete? La numero 9! Maggie Dodaro! Eccola qua, la vincitrice di questa selezione territoriale di Miss Ciclismo 2011! Stand up, stand up, for the champions, for the champions, stand up, for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio AostaOggi.tv che ci ha ripreso e siamo in diretta. Ringrazio tutte le nostre splendide ragazze, François, lo Sweet Rock Caffè bellissimo che ci ha ospitato. Ed eccole qua le foto per prima, seconda e terza classificata.
for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Facciamo tutte le foto per le tre e il bouquet per la vincitrice. Ricordo l'evento organizzato in collaborazione con la Società Ciclistica Valdostana, che ringrazio. Ringrazio Anemone Abbigliamento Donna, Shed Drink, la Maison des Alpes, Factory Outer, le Replay, scusate, le Rev. Adesso salirà anche sul palco con noi François Andomen, e lo ringrazio per la collaborazione prestata nella realizzazione di questo stupendo evento. Salta tu. E chiamo tutte le ragazze, eccole qua, che lo Swiss Rock Café ha offerto questi magnifici fiori, il bouquet per la vincitrice e per tutte le ragazze, eccole qua. Fate di nuovo un applauso, tutte bellissime. For the champions, stand up. One for the trouble, one for the treble, two for the bass, two for the bass, three for the ladies, three for the ladies, and four for the blaze, four for the blaze. Yo, yo, yo. E sentiamo cosa ha dichiarato durante la premiazione l'assessore regionale alla cultura Laurent Viren. Saluto a tutti, intanto complimenti all'organizzatore perché è stato un momento molto importante, una manifestazione che fa lustro e dà onore anche alla Valle d'Aosta di essere inserita in un circuito di un concorso che finalmente può vedere la Valle d'Aosta presente. Grazie a tutte le ragazze, perché veramente oggi abbiamo avuto una dimostrazione che la bellezza valdostana è una delle eccellenze, e quindi un grazie a tutti, un grazie anche al pubblico. E questa selezione serviva anche per eleggere le due miss del Giro della Valle d'Aosta, e adesso sentiamo le impressioni dell'addetto stampa della corsa, François Domenico. E siamo qui con François Domen, addetto stampa del Giro della Valle d'Aosta, e gli chiedo com'è andata questa prima esperienza abbinata a Miss Ciclismo e Giro Valle d'Aosta. Beh, dopo 48 anni, dopo 47 anni di Giro della Valle d'Aosta, ci voleva un modo per scegliere le nostre Miss, è stata questa l'occasione giusta. Miss Ciclismo speriamo possa essere anche negli anni a venire l'opportunità per scegliere i nostri Miss, per vedere le più belle ragazze valdostane sfilare sulla passerella. Il binomio funziona, si è visto questa sera, e speriamo che possa funzionare anche negli anni a venire. Che giro sarà quello dal 23 al 28 che vedremo? Allora, dal 23 al 28 agosto è in programma la 48esima edizione del Giro della Valle d'Aosta, quindi si va verso il cinquantenario, che sarà per noi un'edizione speciale, però pensiamo un passo alla volta. Si partirà dalla Francia, forse per l'ultima volta, da Villagrand, che per anni ci ha ospitato in fase di partenza, martedì 23 appunto, con una prima tappa abbastanza congeniale per le fughe. Poi il secondo giorno il ritorno in Valle d'Aosta, la Megève, la Salle, con Col de Saisy, Cormier de Rosanin e addirittura Piccolo San Bernardo in chiusura, il tappone alpino per antonomasia. Terza tappa dalla Salle Val Grisanche, con due colli di seconda categoria e un arrivo in salita adatta anche questa ai colpi di mano. C'è una tappa totalmente piemontese, questa è una novità in questo senso, da anni mancava una tappa piemontese da Rivara a Rivara, una tappa piuttosto lunga adatta ai velocisti o anche alle fughe. Si ritorna in Valle d'Aosta sabato 27 per la Châtillon-Tornion, tappone questo prettamente alpino, con il Col San Pantaleone e il Col Zecore prima ancora, l'arrivo in salita a Tornion. Ultimo giorno, domenica, con una cronoscalata di 10 km da Chandoka a Chevrolet di Chandoka in mezzo a Montavic. È un giro, come sempre per scalatori, sempre più duro, sempre più prestante. Chi lo vincerà potrà passare veramente dei professionisti con dei buoni requisiti. Perfetto, e ringrazio François Andomen, che ha anche collaborato con noi per la realizzazione, scusate, di questa selezione territoriale di Miss Ciclismo. Ringrazio. E dopo François Andomen sentiamo le prime tre classifiche.
Siamo qui con la terza classificata di questa selezione territoriale di Aosta. Lei è? Monique Ducourtil. Quanti anni hai? 16. 16. Ti aspettavi di arrivare almeno fra le prime 5 ballottaggio e poi appunto terza? Fra le prime 5 pensavo di sì, però non tra le prime 3. Non tra le prime 3. Sei fidanzata? Sì. Il tuo ragazzo non è geloso? Un pochino, però stasera non ti ha accompagnato qui? No, solo papà. Solo papà. Ed ecco qui la nostra terza classificata. E vado a presentarvi la seconda classificata di questa selezione. Eccola qua, tu sei? Veronica Cucu. Quanti anni hai? 21. Nella vita cosa fai? La barista. Fai il tuo sogno nel cassetto, un obiettivo che vorresti raggiungere? No, vorrei fare la fotomodella. La fotomodella. E il tuo ragazzo non è geloso? Adesso non sono fidanzata. Un'altra ragazza singola, attenzione, una Miss Singola. Ti aspettavi di arrivare fino a questo punto, di essere seconda classificata in questa selezione? La seconda no, però sono contenta. Speravi di arrivare in questo... Sì, speravo molto. E tu sarai un'altra Miss del giro della Valle d'Aosta. Sei contenta? Cosa ti aspetti da questa esperienza? Qualcosa in programma? Niente in programma, spero che faccia esperienze nuove. Che ti possa portare esperienze nuove, che sai. Sì. Perfetto, eccola qua la nostra seconda classificata a questa selezione territoriale di Miss Ciclismo. La vincitrice di questa selezione territoriale di Miss Ciclismo ad Aosta, lei è? Maggie Dodaro. Quanti anni hai? 16 anni. Sei fidanzata? Purtroppo no. Ed ecco qua, è un avviso, è single ragazzi, attenzione. Nella vita cosa fai? Allora, lavoro per un'agenzia di Milano che si chiama The Famous. È un'agenzia di? Di moda. Di moda, quindi ingaggiano fotomodelli. Esatto. Eccetera. E tu sarai una Miss del Giro della Val d'Aosta, cosa ti aspetti da questa esperienza? Allora, innanzitutto sono felicissima, così ho nuove esperienze, nuove cose. E mi è sempre piaciuta fin da piccolina, andavo a vedere la gente che arrivava con le biciclette. E dunque sono molto felice e spero di divertirmi un sacco, sicuramente. Perfetto, grazie. Eccola qui la nostra vincitrice di questa selezione territoriale. Buona serata. Grazie per averci seguito in questa seconda puntata di Miss Ciclismo News. Continuate a farlo sul sito www.missciclismo.it. E arrivederci alla prossima puntata.